Buongiorno belli e belle, oggi voglio parlare dell'esame di impresa e decisioni strategiche, perché me l'avete chiesto voi. Ho diviso il video in 4 comodi capitoli. Il primo capitolo parla degli argomenti, non tutta la lista completa perché quella ce l'avete già sul manifesto degli studi, ma gli argomenti principali che secondo me sono quelli focus del corso. Poi il secondo capitolo, le modalità di esame possono variare, io parlerò di quelle del Politecnico che ho fatto io. Terzo capitolo, le difficoltà secondo me di questo esame. E quarto e ultimo capitolo, tips, consigli, robe varie, un po' random. Allora, partiamo dagli argomenti. Questo è un corso che prevalentemente è dedicato al bilancio. Infatti si vedono stato patrimoniale e conto economico, che sono due documenti principali del bilancio. Si vedono anche un sacco di indicatori finanziari. Il principale, secondo me, che viene visto nel corso, o meglio, su cui viene data più enfasi, è l'NPV. Lo vedete da qualunque parte, in ogni salsa. Sono tutte cose che si possono calcolare facilmente con Excel, però dovete capire cosa sono, cosa li fa variare, che senso hanno. Oltre a questo si vedono un po' anche le strutture di impresa, quindi che cos'è una SRL, non tanto dal punto di vista legale e giuridico, perché non è un corso di diritto, però bisogna capire come è fatta un'azienda, almeno in Italia. Tanto poi le altre strutture in tutto il mondo sono più o meno sempre simili, ci sono società di persone in cui la responsabilità se qualcosa va male, cioè se ci sono debiti, è data alle persone che devono ripagarli con i soldi propri, oppure società di capitale, in cui se ci sono dei debiti, poi i debiti vanno ripagati con il capitale della società, però questo è limitato, è finito, a un certo punto basta, non c'è più, la società è fallita, ma le persone che la possiedono non devono versare altri soldi. Oltre a questo, negli argomenti ci sono anche un po' di tipo glossario di impresa, anzi sono qua il libro. Eccolo qua, l'impresa del Giovanni Azzone, che è stato tra l'altro anche il mio prof ed è stato pure rettore del Politecnico per un certo periodo. Il libro è molto discorsivo, però insomma il corso è tutto su grafici di questo genere che semplificano molto le cose dell'impresa, però alla fine sono utili per capire le relazioni. Vi parlano anche le relazioni e il significato delle cose, perché come vi ho detto prima guarda un po' anche il glossario, tipo vi spiegano cosa sono gli stakeholder o robe di questo genere, che poi sono cose utili per i corsi che vengono dopo. Quindi generalmente questi sono gli argomenti principali del corso. Modalità d'esame, allora c'è la parte scritta e la parte orale, però la parte scritta, almeno il mio anno, poteva essere sostituita da un progetto. Io ho fatto il progetto in cui bisognava inventarsi un'azienda, un'idea o cose del genere, poi non è che devi per forza farla dal vivo, l'importante è che almeno sulla carta fosse sensata, fare delle previsioni per vedere il bilancio sostanzialmente, perché visto che studi a lezione poi devi effettivamente farlo nel progetto. L'alternativa è fare uno scritto che è letteralmente bilancio, danno delle note, stato patrimoniale magari all'inizio dell'anno, note di quello che è successo durante l'anno, conto economico, quello che è, e poi tu devi utilizzare queste informazioni per fare lo stato patrimoniale alla fine dell'anno successivo, cose di questo genere, e poi magari altre domande di questo tipo. Io ho fatto il progetto, mi è piaciuto, è in gruppo ed erano gruppi da 3 persone, l'ho fatto con 2 miei amici, abbiamo preso il massimo che era A, perché devi prendere, cioè prendevi prima una lettera, poi dopo facevi l'orale. Quindi la presentazione del progetto è andata benissimo, poi l'orale un po' meno e mi ha abbassato il voto, però vabbè. Perché l'orale è più teorico, cioè ti va a chiedere, ma l'indicatore è questo qua, questo pezzettino, il denominatore, com'è che si comporta, cioè va proprio nei dettagli della teoria, poi qui dipende chiaramente anche dal professore. A me ha detto, guarda, sei bravo nella pratica, ma nella teoria non ci siamo, vabbè. Quindi almeno da me era parte di scritto o di progetto. Il progetto prevedeva sia la consegna di un file, sia una presentazione proprio orale, cioè dovevamo andare lì a presentare noi come se fosse una vera startup quasi. E io avevo fatto parte invite, che è il mio progetto passato, ormai archiviato. Se vi può interessare scrivetemi nei commenti che faccio un video dedicato a parte invite. Cioè adesso non voglio annacquare troppo questo video perché parte invite era un progetto abbastanza grosso, quindi cioè diventerebbe un video di tipo 2 ore. No, non lo so, magari un po' di meno, magari riesco a riassumerlo in 20 minuti, però capite che 5-10 minuti di questo video più 20 minuti per spiegare Part Invite non finiamo più. Era un software per fare biglietti per gli eventi. Se vi può interessare scrivetemi un commento che poi vi spiego bene cosa ho fatto, e anche in ottica del progetto di impresa, cioè era un mio progetto personale però poi l'ho utilizzato apposta per il progetto di impresa. Voi potete usare un vostro progetto personale oppure crearne uno da zero e va benissimo così. Poteva essere non soltanto di creare un'azienda ma anche un progetto consulenziale, e alcuni miei amici l'hanno fatto, cioè di prendere un'azienda che esiste già, tipo può anche essere l'azienda di vostro zio oppure un'azienda completamente sconosciuta, non contattarli troppo perché alcuni hanno provato tipo a contattare Tecnogym che non li vuole, cioè li voleva tipo scacciare perché sono andati in un negozio, no? Quindi non esageriamo, ok? Però tu fai analisi del loro bilancio e guardi poi se ci sono delle alternative di investimento che possono essere sensate per loro più o meno, e fai finta di proporgliele, cose di questo genere. Poi non è che vai a proporre davvero l'azienda, no,
e viene valutato da prof, non dall'azienda. Però insomma è interessante anche quell'alternativa lì, quindi se ve la propongono dateci un occhio. Con i voti più o meno era uguale, cioè non è che favorisse una cosa o l'altra, forse lo scritto era un po' più difficile, favoriva un po' più di quello del progetto? Non lo so, potrebbe essere, però non ho dati a sufficienza per supportare questa tesi. Difficoltà nell'esame? Allora, le parti più difficili sono secondo me gli indicatori, perché ve li dovete ricordare, e io stupidamente direi, cioè da posteriori vi direi, cavoli, prendete un foglio di carta e scrivetevi 5.000 volte perché è l'unico modo. Ovvio, dovete capire il significato, però poi dovete anche sapere la formula con le lettere che dice il prof, tipo, no? Cioè, poi dipende chiaramente dal prof. Però, insomma, dovete saperla bene, dovete scriverla, dovete fare i disegni. Quindi fateli anche a casa, cioè, non ripetete ad alta voce e basta, perché non basta. Dovete proprio mettere giù e dipingere le cose su un foglio di carta finché non vi rimangono impresse. Fatelo un bel po' di volte. Giocateci anche, pasticciatevi, dite, ma se io sposto il denominatore di là cosa succede? Così capite meglio le relazioni. Io non l'ho fatto, se l'avessi fatto secondo me mi sarebbe andato molto meglio. Anche per i bilanci, giocateci se fate lo scritto, perché sapere come è fatto un bilancio non basta, dovete saperlo scrivere. Quindi mettetevi giù, dipende cosa vi fa il prof, se ve lo fa fare scritto a mano, se ve lo fa fare scritto su Excel, potete mettervi giù e capire come fare le cose, cioè proprio scriverle, dire ok, quindi adesso mi sposto sotto, scrivo questo, ma come conviene mettere prima questa parte piuttosto che l'altra. È importante farlo tante volte, quindi l'esercizio è semplicemente fare pratica da sé, cioè pastrugnare con le cose sostanzialmente, verificando poi che siano corrette. Difficoltà sono queste, cioè trasferire quello che viene detto in modo da poterlo ripetere all'orale sostanzialmente, oppure allo scritto. Se fate lo scritto, non il progetto, in maniera coerente, quella è la difficoltà, perché sono tante cose, tantissime, voi potete anche ripetere tutto ad alta voce, però il problema è che poi non vi viene, cioè vi viene chiesto di ripetere ad alta voce, ma vi viene chiesto anche di scriverle giù, dovete saperlo fare, cioè dovete trasferire bene questa cosa, quindi fatelo. Se fate il progetto, la difficoltà più grande secondo me è trovare l'idea, quindi se non trovate fate il progetto consulenziale ovviamente, perché poi dopo una volta che avete l'idea siete a posto, cioè dovete semplicemente fare il bilancio, descrivere l'azienda, trovare degli indicatori che abbiano senso, poi vi dirà il prof esattamente cosa vuole come scaletta e redare un PDF sostanzialmente, un PowerPoint e un file Word che contenga tutto quello che avete fatto. E poi altra cosa, l'esposizione deve essere fatta bene. Qui guardatevi, cercate su, io mi ricordo che ho cercato tipo la sera prima, ci eravamo messi d'accordo, no, per ripetere assieme, ho cercato su internet come fare un'esposizione fatta bene, c'erano un paio di consigli tipo iniziare con lo storytelling, dare i dati, cioè consegnare i dati come dati importanti, abbiamo raccontato sostanzialmente la nostra storia e dato i dati in maniera mirata, tipo c'era il fatto che riduceva il tempo in coda, abbiamo detto che abbiamo fatto appunto fatto questa prova, che era anche vero, abbiamo fatto questa prova in un locale di Cinisello, effettivamente abbiamo visto che funzionava, perché mentre prima eravamo sempre lì e ci mettavamo quasi 2 ore a far entrare tutti, con un nuovo software i tempi si erano dimezzati, ci avevamo messo 1 ora, quindi hanno dimezzato i tempi con il nostro software, bam, dato consegnato come importante, fate robe di questo genere, è importante, cioè alla fine effettivamente forse la cosa principale, il problema principale che si aveva il software, dovete consegnarlo in uno storytelling adeguato, non semplicemente dire i tempi si riducono della metà, ok, perché, in che contesto, chi l'ha detto, se aggiungete il contesto è molto più chiaro, quindi fate cose di questo genere. Difficoltà direi appunto trovare l'idea ed esporla se fate il progetto. Tips e consigli, allora questo è un esame importante, quindi cercate di capirlo bene, anche non soltanto di passare tanto per passarlo, ma ci sono delle cose tipo appunto cosa sono gli stakeholder, come funziona un consiglio di amministrazione, che possono, anzi no, che sono sicuramente utili, anche cos'è una business unit secondo me è importante per i corsi successivi, quindi per favore fatelo non soltanto per passare l'esame ma bene. Io secondo me, cioè, allora la parte della teoria l'avevo fatta bene per interesse personale, quindi sapevo cosa erano le varie cose, però non ero riuscito a fare quella cosa che vi ho detto prima, cioè di trasferire poi quello che tu sai in discorso coerente. L'avevo fatto bene per la presentazione del progetto, perché me l'avevo appunto studiato prima, mentre invece poi dopo avevo i concetti ma non avevo il modo di trasferirli, quindi vi direi fate quello, perché poi quando andate al lavoro non è che su Excel vi diranno bene, adesso calcola quanto questo investimento ci conviene, quindi tra virgolette calcola l'NPV, Net Present Value, che è il valore dell'investimento ad oggi, è sostanzialmente la formula dell'interesse composto, ma al contrario, vi metto qua uno screenshot ma poi la vedrete a lezione, dovete vedere quanto conviene fare quell'investimento ad oggi vista l'ipotesi di rendimento e cose di questo genere, così chiaramente ad oggi scegliete l'investimento che ad oggi vi vale di più. Va bene ragazzi, arriverà un altro video come questo perché adesso ho un po' più tempo, quindi iscrivetevi, mettete la campanella se siete iscritti a gestionale, però io mi diverto anche a farli perché sono video che anche io avrei voluto avere quando ero al posto vostro. Adesso è tardi e devo andare a fare un colloquio per uno stage, quindi vi saluto, ciao ciao.